Comincia con una vittoria il girone di ritorno di Champions per l'Epicasa Brindisi. Vitucci ritrova il sorriso in Europa. Il Lecce si gode il momento d'oro, sentiremo le parole di Gabriel Strefezza, uno dei grandi protagonisti dello slancio dei giallorossi. Momento straordinario anche per il Francavilla, ieri ospite di Passione Biancazzurra, il capitano Perez ha lanciato la sfida alla Turris, prossima avversaria. Buon pomeriggio e ben ritrovati con l'informazione sportiva di Antenna Sud 85. Apriamo con il basket perché l'Epicasa Brindisi batte il Darussa Faca ribaltando il meno 6 dell'andata e continua a sperare nella qualificazione per il turno successivo in Champions. La gioia del presidente Marino che andiamo ad ascoltare. Obiettivo centrato, l'Epicasa Brindisi non aveva solo bisogno di vincere ma doveva battere i turchi del Darussa Faka con uno scarto di 7 punti contro il meno 6 dell'andata per alimentare le speranze di qualificazione per la fase successiva della Champions League, anche se il percorso europeo resta complicato visto che i biancoazzurri dovranno affrontare in trasferta i rumeni del Cluj-Napoca e gli israeliani dell'Hapoel Holon. Nel Palapentasuglia, con una calorosa e festosa cornice di pubblico anche per la presenza di numerose rappresentanze societarie giovanili, la squadra di coach Frank Vitucci ha colto una vittoria meritata, costruita con determinazione contro una squadra tutt'altro che disposta ad accettare il KO sul parquet di Contrada Masseriola. Grande soddisfazione nel club bianco-azzurro, specie dopo l'amarezza della sconfitta interna con Trento in campionato. Il presidente Nando Marino. Sì, era una vittoria da prendere, partita dentro fuori, abbiamo avuto gli attributi per portarla a casa, non abbiamo giocato bene, abbiamo parecchie problematiche da risolvere in questi giorni, però le vittorie aiutano a lavorare meglio, aiutano nel morale e sono convinto che alla fine il turno lo potremo passare. Una bella reazione dei ragazzi. Molto, molto concentrati, anzi direi a un certo punto anche impauriti nel poter perdere questa partita o non vincerla di più 7, quindi andiamo avanti, prendiamo il buono di questa partita che è la vittoria, abbiamo tanto da lavorare, lo sapevamo prima, lo sapevamo mentre vincevamo e lo sappiamo ora dopo la sconfitta di domenica e dopo questa bella vittoria. E ieri è andata in onda invece puntata speciale di Passione Biancazzurra con in studio il capitano Leonardo Perez e con lui abbiamo parlato del momento dei biancazzurri e del prossimo impegno contro la Turris. Sei d'accordo con Allegri nel corto muso? È una vittoria per 1-0 sofferta, ma che comunque dimostra che siete una grande squadra. Sì, l'importante è vincere. In questo campionato ci sono partite difficili e dure dove le squadre sono tutte attrezzate, quindi portarle a casa non è mai facile. Poi nel modo in cui arrivano queste vittorie lo analizziamo durante la settimana cercando di migliorare e di non fare gli errori commessi, però l'importante era vincere per dare un segnale rispetto alle ultime trasferte che avevamo fatto dove avevamo raccolto poco e non hanno fatto bene e il risultato ci dà quella serenità per lavorare meglio ed affrontare la partita di domenica nel migliore dei modi. L'importanza della fascia da capitano? Cioè chi l'ha nominata? Ha scelto Taurino, no? Immagino. Ha scelto il mister, ma è una cosa che innanzitutto mi riempie d'orgoglio, ma ho già fatto anche in passato quando avevo 21 anni a Pisa, ad Ascoli sono sempre stato il vice. Sempre stata una cosa che importante per me, ma per l'importanza che ho all'interno dello spogliatoio. Poi è normale che capitano, una fascia è solo una fascia, ci sono anche altri ragazzi leader come me all'interno dello spogliatoio. È stato un attestato di stima importante da parte dell'allenatore, perché se è il capitano di questa squadra per me è un onore, ne vado fiero e niente, sono contento. Da Francavilla a Taranto, la caduta del Consiglio Comunale potrebbe avere anche ripercussioni sullo Iacovone, il cui utilizzo è in deroga da parte della Lega Pro fino a febbraio 2022. Rebus Stadio a Taranto hanno suscitato clamore e anche preoccupazione le dichiarazioni di Fabiano Marti e Francesca Viggiano a seguito della caduta del Consiglio Comunale, dinamica che vedrà amministrare Palazzo di Città nei prossimi mesi da un commissario prefettizio, il quale in via transitoria si occuperà dell'ordinaria amministrazione. Lo Stadio Iacovone è oggetto di deroga da parte della Lega Pro fino a febbraio 2022. Entro quella data dovranno essere completati alcuni
alcuni lavori di manutenzione, in primis la copertura della tribuna. La somma di 1,5 milioni destinata a una serie di interventi era già stata messa a bilancio e approvata dall'amministrazione Melucci, ma a detta dell'Avigiano tale somma potrebbe essere utilizzata dal futuro commissario per altre esigenze. Se ciò accadesse non vi sarebbero ulteriori proroghe, lo Iacovone potrebbe essere dichiarato agibile solo in parte, inibito al pubblico o, nella peggiore delle ipotesi, totalmente inagibile. In quest'ultimo caso la squadra rossoblu sarebbe costretta a emigrare e a completare il campionato altrove. Una grana da risolvere quindi quanto prima. La squadra intanto ha ripreso ad allenarsi in vista del match contro il Catania. Mancheranno per l'occasione Benassé e Riccardi, entrambi appiedati per un turno. Da uno stadio all'altro, dallo Iacovone al Fanuzzi di Brindisi, perché il match contro il Bisceglie si potrebbe disputare al Fanuzzi. Il Prato infatti dovrebbe essere pronto per il 28 novembre, intanto la squadra continua ad allenarsi in vista del match contro il Gravina. Si fa sempre più concreta la possibilità per il Brindisi di disputare la prossima gara casalinga il 28 novembre prossimo con il Bisceglie al Franco Fanuzzi. Dovrebbe essere pronto per quella data, infatti il manto erboso, dopo la semina delle ultime settimane volta a migliorare le condizioni di un terreno ormai al limite della praticabilità. Il condizionale resta d'obbligo, ma la possibilità che ciò avvenga è sempre più concreta. Intanto continua la preparazione della squadra allenata da mister Di Costanzo in vista del derby esterno con il Gravina. Continua a girare a parte Zappacosta, che resta in forze per domenica prossima, ma gira a parte anche Alfano per un affaticamento muscolare, ma non dovrebbe essere in dubbio. Out anche Esposito per una botta al ginocchio in attesa di un responso medico. Intanto il morale della squadra cresce dopo aver acquisito la maggiore consapevolezza nei propri mezzi, credendo sempre più fortemente di poter centrare il bottino pieno mai conquistato ancora nelle prime 11 giornate. E Ciro Danucci invece è il nuovo allenatore del Fasano. 5 sconfitte consecutive. È stato questo il ruolino nero di marcia collezionato dal Fasano, che nella giornata di martedì 16 novembre ha portato la società biancazzurra a decidere per l'esonero di mister Giuseppe Mosca. In realtà la decisione sembrava stesse maturando già nelle ore immediatamente successive alla sconfitta di Sorrento. Con una nota diramata dall'ufficio stampa, la società ha ringraziato il mister per il lavoro svolto, comunicando dopo poche ore con un'altra nota il nome del successore, anche qui facile da indovinare, in quanto le indiscrezioni lo davano già vicino alla squadra della Città della Selva. Si tratta di Ciro Danucci, ex Nardò, che dopo essere stato ad inizio stagione vicino ad accasarsi al Bitonto, poi al ritorno a Nardò e ancora al Brindisi, ha accettato la proposta della presidente Franco D'Amico e domenica esordirà sulla panchina biancazzurra nella partita casalinga con la Nocerina. Danucci, come è noto, è reduce della sua prima esperienza in panchina con il Nardò, conquistando l'ottavo posto. Sono contento dell'opportunità che mi viene offerta, sono state queste le prime parole del neotecnico biancazzurro. Avevo una gran voglia di tornare. Arrivo in una società sana, in una piazza importante, e cercherò di trasferire le mie idee e la cultura del lavoro alla squadra, con l'obiettivo di trarre il massimo da ogni singolo calciatore. Danucci oggi dirigerà il primo allenamento e sarà presentato venerdì 19 alle 18 allo stadio Vito Curlo. E adesso facciamo il punto in casa Matino e Casarano. Se il Fasano cambia allenatore, Matino e Casarano proseguono sulla strada tracciata in estate, nonostante la classifica delle ultime 5 giornate veda le due salentine appaiate in fondo. Un punto in 5 partite per i rossoazzurri, 3 per il Matino, ma qui si va avanti con la fiducia in Calabuig e Branà. Il comune denominatore sembra essere la voglia di aspettare il mercato di dicembre per provare a cambiare qualcosa, per entrambe in attacco. 2 gol nelle giornate prese in esame sono un dato eloquente. Denominatore comune è anche un gioco che tutto sommato si sviluppa bene, salvo perdersi negli ultimi 16 metri. E allora, avanti con i progetti. Calabuig aveva un tesoretto, quell'avvio di campionato da star che adesso gli consente di essere comunque ben al di sopra della zona di retrocessione diretta e fuori anche dalla bagarre play-out. Domenica c'è il Sorrento al Capozza e ci si attende un'inversione di rotta per evitare che quel bonus accumulato venga totalmente disperso. La Virtus Matino ha perso le ultime 3 senza mai segnare e domenica prossima una sfida complicatissima al Lavello contro i ragazzi di Zeman Junior, che hanno fermato la casertana di
di Maiuri, ma non vincono dal 20 ottobre scorso. Nel frattempo però i lucani hanno cambiato allenatore, le salentine no. La pazienza è la virtù dei forti, l'attesa del mercato è quella di chi vuole andare avanti. Intanto però si attendono risposte dal campo. E questa sera da non perdere l'appuntamento con Passione Brindisi condotto da Davide Cucinelli e Cristina Cavallo. È tutto con il nostro TG Sport, grazie per essere stati in nostra compagnia.